Adesso vi stiamo raccontando la conclusione di uno scandalo. Abbiamo scoperto che Sandra Bertè non ha un plagio, ne ha ben due. E abbiamo scoperto questo gruppo che si chiama Los Angeles TF, l'avete sentito prima, che hanno cantato questa canzone, si chiama Solo Tu, e hanno detto: noi abbiamo comprato dall'autore Alberto Radius per 3,5 milioni di lire la base, non abbiamo inciso il disco, ma l'abbiamo cantata nei nostri tour. E la canzone fa così. Prima di quella di Ornella Ventura abbiamo provato a sentire Alberto Radius per chiudere il caso che abbiamo sollevato noi, e adesso lo chiudiamo chiedendo a Radius ieri sera alle 11 della sera: senti Alberto, è vero che hai venduto questa base per 3,5 milioni ai Los Angeles TF prima di quella di Ornella Ventura, prima della Bertè? Insomma, vogliamo mettere una parola fine a questo scandalo, Bertè? Hai venduto o no questa base nel 1987, Radius? Ma io non mi ricordo di quello che ho fatto quegli anni, ti figuri se so se quella è la base. Poi, sai, le basi, boh, adesso non ti so rispondere, ma questo brano... Sì. Io ho parlato con questi ragazzi l'altro giorno. Sì. Non è mai stato edito. Non è mai stato edito, al contrario di quello dell'avventura che era edito. Però la cosa curiosa è che, cioè, questo brano che tu hanno inciso nel tuo studio, quindi nell'87. Sì, ma mi ha spiegato tutto, me l'ha detto. Ma sinceramente, quando il brano non è edito, tu puoi fare quello che vuoi, insomma. Ci davano tante cose in giro. Ah. E allora è arrivata pure questa cosa qui. Ma loro, la cosa più importante, il pezzo non era neanche depositato quando l'hanno fatto loro. No, però tu gliel'hai venduto per 3,5 milioni. Beh, adesso io non... Tu ti ricordi 22 anni fa che hai fatto? No, no, io no, però me l'hanno detto loro. Allora, quello che ti dico, Alberto, tu che sei un musicista, un grande autore, eccetera, a un certo punto, una volta va bene, cioè quella cosa dell'avventura che uno poi si scorda. Pure questi Los Angeles TF avevano la stessa canzone con lo stesso inciso, solo tu. Ma non hai capito? L'hanno fatto nel mio studio, sì. Ma non è mai uscito il disco. No, infatti il disco non è mai stato inciso, però loro lo cantavano. Tant'è che lo portavano in giro, cioè io... Questo però non lo posso sapere, se non è che posso andare a sentire quello che fanno gli altri. No, però insomma, alla fine della fiera sta canzone l'hanno cantata in tre. Cioè, la Bertè, Ornella Ventura e Los Angeles TF. No? Perché la canzone, quando si canta ed edita, vale. E beh, per me vale questa cosa qui. Ok. Tu capisci che... Sai che ho venduto pochissimi pezzi nella mia vita. Però, porca vacca, è sempre lo stesso! No! Ma qua è un caso proprio... Ma è clamoroso, Alberto! È clamoroso, Radius, cioè anche i Los Angeles TF, e niente, io ti ringrazio. Loredana Bertè non l'hai più sentita? No, ma già non l'avevo sentita da un po' di tempo. Ah, vabbè. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque, insomma, alla fine sono tutti arrabbiati con te, Alberto. Beh, ma non, adesso non esageriamo, perché se tu ti dimentichi una cosa non puoi essere arrabbiato a morte. No, beh, ma a morte, figurati. Mi rifarò, che tu da dire. No, allora, certo. Farò qualcosa per scusarmi, lavorerò per... non so che cosa devo fare. Niente. Però, ecco, diciamo che mi sembra che la cosa sia lievitata un po' troppo, anche perché c'era Sanremo, perché se non c'era Sanremo, era una qualsiasi cosa... Vabbè, ma che certo. Veniva... Aspetta, sta a sentire. Sì. Era una qualsiasi remake di un pezzo che era... di 20 anni fa, ne hanno fatti tanti, diciamo che sono incorso in un errore senza dubbio, però insomma non... Quindi è diciamo che Alberto Radius dice ho sbagliato, ma senza dubbio, perché mi sono scordato, comunque eri già avanti nell'87, perché nel 2008 è un gran successo, quindi bravo. Alberto, qua mi fa piacere, però sai, ci sono tanti pezzi che farò, quindi tra quelli inediti e quelli editi cercherò di lavorare un po' di più adesso, dai. Va bene, grazie Alberto Radius, grazie anche per la disponibilità che ci hai dato. Vi verrò a trovare. Va bene, grazie, spero che non sia una minaccia, Alberto. Ok, grazie ciao, Alberto, ciao. E così abbiamo raccontato questo caso e vi abbiamo svelato un'altra cosa mitica. Chiudiamo qua, non ne parleremo più, però ci piaceva far sentire anche la voce di Alberto Radius, protagonista di tutto questa, di questa vicenda. Però siamo al mitico, e come si dice alla fine, sono solo canzonette, via.